Ciao ragazze, finalmente nuovo video. Bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono indecisa se iniziare con il video dell'anteprima del catalogo primo di gennaio di Avon o se iniziare con il video di tutto ciò che ho acquistato io in campagna 17, che è stata l'ultima campagna di Avon che ha chiuso l'anno 2017. Facciamo così. Vi faccio vedere l'anteprima. Vi faccio vedere tutto ciò che ho acquistato da appunto catalogo presentatrice come anteprima di campagna 1 che inizierà a gennaio, che avrà il termine, mi sembra, il 17 di gennaio, se non sbaglio. Allora, innanzitutto ho preso questi prodottini nuovi di Avon Care, di cui uno non lo posso prendere perché dietro di voi, dietro il telefonino, comunque il cremone da 400 ml, qua c'è la crema viso da 100 ml, crema mani e sempre crema corpo, ed è appunto al cocco. Questa è una nuova linea che uscirà in campagna 1 e sinceramente l'odore è qualcosa che mi viene l'acquolina in bocca. È proprio dolcissimo, viene da mangiarlo. Poi a me il cocco fa completamente impazzire. Andiamo avanti. E ho preso il mascara della LUX, che non è per niente nuovo, non è in anteprima, è semplicemente in anteprima il cambio del pack che c'era figurata. Si vede specchiato questa maschera. Spero che si vede. Comunque l'ho preso sempre in colorazione nero ed è sempre 7 ml. E così ho preso anche un rossetto della LUX. Guardate il pack nuovo, semplicemente appunto per il pack, perché chi li colleziona li va a comprare semplicemente per la bellezza dei prodotti. A volte anzi ci facciamo prendere solo ed esclusivamente dalla bellezza dei prodotti e poi manco li utilizziamo. E io sono una di queste. Non so come metterlo. Ok, così. Eccolo qua. Questa è la colorazione Eucerin Nude. Ho preso appunto un nude, che sembra un po' con dei brillantini, con dei riflessi comunque un po' luccicosi. Poi ho preso un'anteprima dei rossettini della MAC che andranno in catalogo, mi sembra in campagna 2, però io l'ho preso appunto prima perché se siete interessati fatemelo sapere giù nei commenti, vi farò appunto un video apposito dedicato dove facciamo tutti quanti gli swatchini. Questo l'ho già utilizzato e lo amo tantissimo ed è un blu. Ve li faccio appunto vedere così e sono appunto il nuovo pack della MAC. Questo così. Il pack è nero, invece quello vecchio era bianco con la scritta MAC in nero e appunto sotto nero. Invece adesso sono cambiati così, il sotto è bianco, sono comunque al contrario, il sopra nero e la scritta MAC in bianco e dentro in nero. Quindi questo qua è il blu. Blu suede, poi ho preso il Red Extreme. Mamma mia, che bello! Bellissimo. Questi qua appunto li trovate in campagna 2. Io li ho presi in anteprima, curiosissima, e poi anche per farli vedere appunto alle mie clienti. Quest'altro che è un fucsia, la scritta MAC non si vede, non so come farlo vedere. No, comunque qua nel rossetto c'è la scritta MAC. Questo è un fucsia ed è la colorazione Pink Punch, poi Spill Bound. Che ci capisce cosa? Ed è questo violetto. Ciao Mati! Si è svegliato Mattias. Ciao amore!
Poi ho preso quest'altro Berry Bold. Faccio vedere. Comunque si avvicina sulla ciliegia rosso. Bello anche questo. Cosa vuoi, mamma? Il ciuccio? Questo? Tieni. Tieni. E poi l'ultimo, perché ne ho preso appunto 6, ma ho l'intenzione di prenderle sempre in anteprima in campagna 1, visto che sono di campagna 2, di prendere le colorazioni che mi mancano. E questo che deve essere bellissimo, ed è la colorazione Extreme Mauve, e appunto è un malva, e penso che sia bellissimo veramente. Quindi ne ho preso 6. Se volete gli swatch e appunto che ne parliamo un po' meglio, in un video dedicato apposta a questi lipstick nuovi della MAC, me lo scrivete giù nei commentini. Poi ho preso il profumo I Mari Fantasy Eau de Toilette da 50 ml, questo qua, che è nuovo nella loro formulazione, uscirà in campagna 1, ed è appunto questo qua in rosso. Amore, ciao! Non l'ho ancora utilizzato appunto perché aspettavo di fare appunto questo video e poi, visto che li colleziono, iniziamo ad utilizzarlo. E poi ho preso Avon Mesmerize Red. Questo è il pack dello scatolo e vi faccio vedere appunto la bottiglia in oro e rosso. Fermo amore, tieni. Ed è questo qua. Questa è una bottiglia molto elegante, devo dire. E la profumazione dice tantissimo. E questi sono prodotti appunto che si trovano in campagna 1. E come ultimo prodottino, cucciolo, ho preso il latte detergente di Avon True Nutra Effect, da pelli normali a pelli mista, a pelle grassa, a pelle grassa. Questo qua da 200 ml, anche questo non l'ho ancora provato e vi farò sapere. E in più ho preso la fascia bianca di cotone, sempre appunto per quanto riguarda quando facciamo le maschere, la pulizia del viso, ed è una maschera abbastanza grande e spessa, che però magari vi farò vedere tramite una foto che aggiungerò qui in questo video perché ho dimenticato proprio a prenderla, per i capelli. E mi piace perché è comoda, morbida e mi trovo bene. Quindi mi sembra che ho finito. Sì, che questi sono tutti quanti i prodottini che ho preso in anteprima dal catalogo 17, come catalogo 1, il prossimo. Poi guardate che carini, Avon mi ha mandato un biglietto di auguri. Frohe van Achten, che è appunto Buon Natale. Guardate. Carinissimi. Quindi ragazzi, vi saluto, vi vado a registrare l'altro video con tutti i prodottini di campagna 17, il mio haul di prodottini Avon. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ciao.